madre ha aspettato circa 3 ore per essere caricata in ambulanza dalla struttura dove stava, perché non c'era posto in ospedale. Quindi la dottoressa del pronto soccorso per 3 ore ha chiamato ininterrottamente per poter recuperare la paziente. Dopodiché è arrivato l'ok da Campobasso ed è stata 2 giorni in pronto soccorso, una persona di 90 anni si può immaginare come può stare. In più, dopo 3 giorni mi hanno, durante il ricovero mi hanno chiamato appunto per chiedermi bottiglie di acqua, salviettine, di tutto e di più, perché non avevano niente, non avevano neanche per dargli da bere. Non è stato possibile parlare con lei, non, ho chiesto più volte di poter parlare perché mi dicevano che era agitata e infatti l'hanno dovuta legare. Non mangiava, e questo me l'hanno detto i dottori, quindi io immagino mia madre legata, senza mangiare, senza bere, cioè, e senza poter parlare con nessuno, perché comunque era sola, quindi sono morti veramente nella maniera meno dignitosa possibile. Ed è questo che fa male più della morte da Covid in sé, è la cosa più brutta. Per fortuna qualcuno era riuscito a portarsi il telefonino dietro, come il padre di Francesco Mancini, il presidente dell'associazione, e lui ha documentato e ha dichiarato che non erano assistiti per niente, non gli cambiavano il pannolone, non gli davano da bere, cioè proprio dimenticati da Dio. Noi non ce l'abbiamo né con i dottori né con gli infermieri, ci mancherebbe. Capisco che lavorano in condizioni veramente disastrosa, però ci farebbe piacere se anche dall'interno, da chi lavora nella struttura, si facessero sentire, insomma, protestassero anche loro per come stanno lavorando, perché questa emergenza è gestita veramente nella maniera più assurda. Ci sono ospedali chiusi in Molise, invece hanno infettato tutto il Cardarelli, non lo riusciamo ancora a capire il perché.